Perciò sia gloria a colui che conservò i racconti degli antichi come esempio per i posteri. Orbene, tali sono i racconti chiamati Mille e una notte, con tutto ciò che si contengono di fatti straordinari e di sagge massime. Leggera.
del re fuggito a palazzo. C'è tagliare la testa alla moglie, alle schiave e agli schiavi. Per il futuro non avrebbe tenuto nessuna delle sue mogli oltre la prima notte di nozze. L'avrebbe fatta morire domani stesso. Prese l'abitudine di farsi portare ogni notte una vergine che sverginava e che poi uccideva al mattino. Una sera il re ordinò al visir di portargli una nuova fanciulla. Quella sera il visir non ne trovò nemmeno una. Il visir aveva una figlia bellissima. Alla vista del padre ella disse: «O tu che ti affliggi, consolati. Niente dura, ogni gioia svanisce, ogni dolore si dimentica». Era là, padre mio, sposami con questo re, perché o vivrò o servirò da riscatto per le figlie dei musulmani e le libererò dalle mani di costui.